Ciao, benvenuti a un nuovo video. Allora, vi avevo promesso un video da una qualità un po' maggiore, ma altro cambio di location perché lo studio è al momento inagibile. Ci sono tre stendini. Con questo freddo non si asciuga niente, solo per questo. Ci sono, questa stanza è calda, la stanza dello studio è calda, tutte le altre no, quindi ho dovuto stendere nello studio. Ma non guardiamoci troppo, noi andiamo ad aprire le Blissing Box del mese di gennaio 2024, francese e italiane, e vediamo le differenze. Allora, ho scritto sopra, vedete che ho staccato solo le etichette, ho scritto sopra italiana e francese, io direi di partire dalla francese, che è questa, e vi ricordo nell'info box, come sempre, che c'è il link per avere 10 euro di sconto sulla prima box. No, sul 10 euro di sconto sul qualunque acquisto. 10 euro di sconto. Allora, ho cercato di aprirla nel modo più comodo possibile ed è fatta così, molto carina, molto invernale, molto ghiacciata. Andiamo a vedere, eccola qua. QR come sempre, che non mi ero preparata, ma un secondo e arrivo. Ok, eccola qui. Allora, prezzo della box. E so che è aumentata, è 21,90 euro compresa spedizione, quindi 16,90 più aumentata la spedizione 21,90, 5 euro di spedizione quindi. E questo è il contenuto. Andiamo a vedere insieme. Ok, vedo alcuni prodotti, vediamo il stile. Partirei da questo che è Shea Kay Bar Nourishing Gloss Shampoo per tutti i tipi di capelli. Questo è un 30 ml. Quindi è un travel size, ok, di un marchio che non conoscevo, ed ha un valore di 2 euro. Poi, questo che lo conosco ma non mi piace, Dwinte Paris, ok, questo è un blush in crema, in gel più che in crema. È un full size, se non ricordo male. Non mi piace perché è blush 2 in 1 per labbra ed è guance. Esatto, l'ho provato, non mi piace. Il colore è bello, è abbastanza delicato. Però, dato che io faccio un uso smisurato di cipria con la mia pelle ed è mista, soprattutto tenuta al grasso in alcune zone, no, con la cipria assolutamente ed fa un pastone, fa proprio un pastone. Quindi va bene più che altro per la pelle secca. Stavo cercando la quantità e secondo me faccio sempre molta fatica a trovarla, però so che è un full size 15 ml, eccolo qua. Ok, infatti full size da 22 euro, quindi già solo questo come valore ha pagato la box. Ma noi andiamo avanti perché io qua vedo questo che non saprei come leggere. Nonchi maschera occhi defaticante con acido ialuronico, è un 15 ml. Allora dice lasciare agire la maschera per 4-5 minuti, poi massaggiare fino al completo assorbimento. Ok, quindi è proprio una maschera. Bene, questo è curioso da provare. 15 ml è un full size ed viene 24,90 euro. Poi io vedo questo Hello Body Rose Refine Charcoal Clay è una maschera ed è purificante con argilla. Ok, è un 60 ml, quindi è un full size, ma andiamo a vederla. Io Hello Body ne sentivo sempre parlare, ma non conoscevo i prodotti. Da quando ho le box di Blissim, ho quasi tutti i prodotti di Hello Body e alcuni sono anche validi. Ah, ok, Jet Your Shimmer, molto carina. La teniamo chiusa perché ne ho delle altre da provare, ma vi dirò come mi trovo. Abbiamo detto che è un full size e full size 24 euro. Ok, e poi cosa sono queste cose? Ok, questo è un altro prodotto. Questo è interessante. Skin and Out. Questi sono dei patch per le imperfezioni. Fatti così, 23 patch di due tagli, due misure. Ah sì,
Sono proprio di due misure, questi più grandi e questi più piccolini, perfetti per un po' per tutte, ne sto usando diversi, soprattutto nel periodo preciclo, ne uso diversi, alcuni più sottili, altri che si vedono di più. Non ho un marchio preferito, ma è difficile da reperire, quindi no, proviamo anche questi, sono curiosa di provarli. Ok, vediamo il prezzo di questi. Questo è un full size e viene 12 euro. E poi cos'altro abbiamo trovato? Votata. Allora, questa è deliziosa la confezione. It's time to detox. Panda Tea Night Cleanse. È un tè relax detossinante con menta e mela. Ok. Questa la proviamo, però io ho appena perso un secondo perché mi è accaduto questa che è la spiegazione del Panda Tea e c'è uno sconto di, oltretutto sarebbe un bello sconto perché sarebbe uno sconto di 20 euro su un acquisto da 30 con il codice che però è valido solo in Francia. Peccato, peccato. Allora, recap veloce veloce, abbiamo detto che 21,90 euro di box. Abbiamo il tè, non lo contiamo perché era un omaggio. La maschera full size di Hello Body, che la provo subito. Poi abbiamo sempre in full size i patch anti-imperfezioni, che per me sono molto utili, soprattutto se sono trasparenti sotto il make-up. La maschera per il contorno occhi, proviamo. Questo blush in crema gel che però non amo tanto, già provato e non so se in una box o in una box o nel calendario, non lo so. E uno shampoo nutriente e illuminante, Nutrigloss, che proviamo sicuramente. E questi erano i 21,90 euro della box che noi mettiamo qui perché adesso andiamo, facciamo un totale più o meno. 84 euro circa, 84 euro. Ok, adesso andiamo invece a vedere quella italiana. Quella italiana ha un prezzo finito di 16,90 euro. Infobox c'è lo sconto di 5 euro sulla prima box. Adesso mettiamo via. Vedo che la confezione è uguale. Andiamo a vedere dietro. Come sempre c'è il codice QR che noi andiamo a scansionare e andiamo a vedere la box che mi sembra così a occhio tutta diversa. Aspettate che vado a prendere il QR ed ci aggiorniamo. Allora, vedo alcuni prodotti che potrebbero interessarmi, altri meno, ma comunque è completamente diversa da quella francese. Partirei con i prodotti. Allora, questo è la Canopée crema risveglio multivitaminica, corobua, noce di cocco. La crema è questa. È un 50 ml, quindi un full size, e il valore è di 26 euro. Andiamo a vederla? Vediamo se riesco ad aprirla. Di questo marchio abbiamo già trovato diversi prodotti. E alcuni ho trovato che erano validi, oltretutto sono 100% di origine naturale. Aspettate un secondo solo che vado a cercare. No, ci riesco, ci riesco, ci riesco. Eccoci qua. Allora, è una crema giallina. Abbastanza delicata. Ha un profumo fresco. È abbastanza leggera. Ok, questa la provo. Poi dopo andiamo avanti con i prodotti. Vediamo questo. Tive Lotte Riese Best. Ok, che cos'è? 20 ml. È uno shampoo. Shampoo che elimina le impurità, rivitalizza i capelli e apporta volume e dà volume. Sarà un full travel size, immagino da 20 ml, ed ha un valore di 3 euro. Poi andiamo avanti. Questa
matita di make-up. All Tiger, ho già visto qualcosa di questo marchio, vegan e natural origin, è un ombretto in matita. Andiamo a vedere il colore, che è 309 taupe. Bello. Anche come base sugli ombretti, bello. E questo è un full size da 14 euro. Poi, prodotto che invece le conosco ma non mi piace, Gotta Plump It Up. Questo è un plumping labbra della Be Fresh, già provato, non mi piace. Perché non mi piacciono tutti i plumping labbra in generale, perché le mie labbra pizzicano troppo. Sarà una cosa personale, perché funzionare funziona, ma non amo la sensazione che mi dà, ecco. Uno è plump per le labbra, piacciono o non piacciono? A me non piacciono. Comunque questo è un full size e viene 4 euro. Ok, e poi andiamo con l'ultimo prodotto. Sì, eccola qua. Doctors Cosmeceutical, che ho già sentito. Brightening Sheet Mask. È una maschera idratante da 15 minuti in tessuto, oltretutto biodegradabile, formula vegana, ok, per tutti i tipi di pelle. Con le maschere vanno sempre bene e ne provo tante, quindi perché no? Ok, allora il valore di questa è... Ah, ok, il valore è 2 euro perché è una confezione singola, mentre la confezione in vendita e con il pack da 5 maschere. Ok. Però una maschera 25 ml per un'applicazione, normalmente sono anche monouso. Allora, recap anche di questa box, la maschera illuminante, poi abbiamo il matitone ombretto e vado con i full size, il plumper per le labbra e la crema multivitaminica. Con i travel size abbiamo lo shampoo e il purificante per un valore totale di 49 euro più o meno, al prezzo della box di 16,90 euro. Allora, io a questo punto ho concluso. Fatemi sapere voi quale box vi è piaciuta di più, quale vi incuriosisce. Più o meno so, perché vedo i commenti e vedo anche il vostro feedback, quindi più o meno ho capito che preferite l'italiana, forse per i prodotti, non lo so, comunque sia, ed io spero come sempre di essere stata utile e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!